User-driven media sono i palinsesti creati direttamente dagli utenti. Se noi pensiamo ai portali classici dell'informazione, quindi quelli derivati come per esempio Corriere.it o CNN.it o LeMonde.fr, dalla informazione tradizionale tendono a replicare sulla rete lo stesso palinsesto, quindi la stessa impostazione in termini di importanza e dimensione anche visiva delle informazioni che si vogliono sottolineare. Questo in rete non funziona, infatti questi cosiddetti user-driven media stanno dimostrando che le decisioni sul palinsesto vengono prese direttamente da coloro che cercano le informazioni. User-driven media sono ad esempio tre portali, siti esistenti in rete che si chiamano Digg, Delicious e Reddit. In particolare, consentono di dare ad ogni informazione letta in rete una votazione e quindi di far salire o scendere un'informazione in funzione della sua attualità, del suo peso, della sua importanza. Tutti e tre questi portali citati sono nati negli ultimi anni, quindi tra il 2003 e il 2005, uno di questi è anche stato acquisito da Yahoo recentemente. Esiste una società in rete che si chiama Project for Excellence in Journalism, che è specializzata nell'analisi dell'informazione. Questa società ha confrontato 48 giornali tradizionali con la loro presenza online e le notizie invece indicate dagli utenti della rete attraverso i cosiddetti user-generated site di cui ho parlato prima. I risultati della ricerca dimostrano una totale divergenza nelle priorità assegnate dai lettori e dagli editori, dagli editori classici. Quindi si sta forse affermando una nuova figura che è quella del lettore, che è anche giornalista ed è anche editore, quindi che definisce lui stesso palinsesto. I siti di informazione generati dagli utenti hanno come fonti prevalenti la rete stessa, quindi blog e website, e riportano informazioni pratiche, molto spesso locali, informazioni definite anche come news that you can use, quindi immediatamente fruibili. Queste informazioni sono diverse da quelle che vengono proposte dai media tradizionali online. Sono di veloce fruizione, difficilmente si rimane su un tema per lungo tempo, per più di 1 o 2 ore, e lo studio fatto dalla società Project for Excellence in Journalism ha dimostrato che solo il 5% delle notizie dei palinsesti dei media tradizionali online sono citate nei palinsesti dello user-driven media, come può essere Reddit o può essere Digg. Quindi una totale divergenza nell'attribuzione dell'importanza data alle informazioni online rispetto all'offline.